Attenzione, avviso ai più sensibili tra voi, in questo video, lasciandomi trasportare un po' dal gioco, sono un cicinin più volgare del solito. Nulla di trascendentale, sia chiaro, però qualcuno di voi potrebbe dar fastidio, quindi io metto le mani avanti e ve lo dico prima. Per tutti gli altri, buona visione! E sì, sono in prima persona e in una lussurissima casa. E sono entrato in bagno. E voi potete pensare, ma perché le Bernè è una lussurissima casa se è iniziato GTA da così poco tempo? C'era un omaggio 500.000 dollari nella versione che ho comprato da Amazon, quindi buono che ho sperperato tutto per questo alloggio. Già non ho più una sega, ho solo più in banca 70.000 e ci ho imparato tantissimo per spendere, perché ho sborone, ho comprato la casa che costava di più in assoluto, 500.000 esatti. Quindi, niente, vi faccio vedere anche il mio garage. Che è formato da tutti i veicoli rubati e non è assolutamente, non sono i veicoli che voglio, a parte questo o questo. Ditemi quale preferite, perché non so quale di questi possa essere il mio preferito tra i due per la serie Muscle Car. Ma comunque sia, usciamo da qui perché sono in GTA Online, in caso non aveste capito. 50 euro di abbonamento al PlayStation Network, 50 euro. Ah, non mi uccidete, please, sono appena uscito. Ovviamente lo sto giocando in prima persona, ma l'ho già detto. Quindi il nostro obiettivo per questo episodio è andare a vendere una macchina per farci un po' di soldi, per farci big money. È che io voglio comprarmene una macchina nuova. Ma questa che cos'è? Cosa mi vieni contro? È una coupé Ubermansion che dovrebbe valere anche un bel po'. Quindi, cioè, dovrei fare anche una crew forse, ma probabilmente non ci sarebbe nessuno dentro, quindi per dare solo tempo. Amico, non vuoi me, vero? Ti stai solo muovendo a caso. Perché poi la cosa bella di GTA Online è che non capisci se la gente ti voglia bene o ti voglia ammazzare. Io nel dubbio, quando stavo giocando un po' di tempo fa, c'era uno che mi è venuto incontro e gli ho scaricato contro mezzo caricatore, non è morto, e alla fine ho scoperto che mi voleva bene. Quel froce è appena entrato dove voglio andare io, ma non penso di ha grossi problemi. No, infatti entra. È proprio perfetto. E vendiamo questo veicolo. E poi cosa cazzo facciamo per questo episodio? Non lo so cosa facciamo. 5.600, sì che li vendo. Grande. Confermo. E adesso andiamo subito a metterli in banca perché sennò me li fottono. Cosa faccio? Vai in banca. Banca. Internet. Servizio finanze. Questo. Menu principale. Deposita. Tutto prima che mi investa. Sì, perfetto. Ora che abbiamo quasi 70.000 dollari nel nostro bel portafogli, possiamo fottere un'altra macchina e andare a rompere un po' i coglioni agli altri giocatori. Sì, non è una cattiva idea, oppure andare a sparare alla polizia. Come sto messo a munizioni non è dato saperlo. Perfetto, perché ho appena guadagnato esperienza solo. Che sto dicendo? Non mi ricordo più. Amico, è sparito, si è teletrasportato. E chi è? Gesù? Fammi solo cambiare macchina, Te che mi piaci di più. Ciao amico, è stato bello conoscerti, sei una sportiva? È una macchina peggiore di quella di prima, ma solo io posso fare. Amico, ecco, quella è la macchina che voglio io. Sì, sicuramente. Beh, bravo Lever, vedi bene. Poi farò anche una gara di... non oggi, non ho voglia oggi, questo è solo un cazzeggio totalmente a caso. Voglio solo la mia macchina figa, che quella che mi piace. La M piace? No, nope. Che costa 190.000 ed è quella che mi voglio comprare adesso. E voi potreste dirmi, ma perché hai buttato nel cesso tutti quei soldi per comprarti l'alloggio più lussuoso che c'era, quando potevi risparmiare un pochettino e comprarti anche la macchina? Perché sono un coglione. Sì, semplicemente. E io non so da quanto tempo stia registrando.
Vabbè, anche Temi. Anche Temi va bene come macchina, poi andiamo a cazzeggiare un po', eh. Sì, va bene, non mi litigate così, però. Prendiamo la macchina e... Boh. E se rapinassimo un supermercato? Sì, dai, un supermercato, tanto... Ovviamente la parcheggiamo la macchina davanti a un albero, perché noi possiamo. E l'ultima volta che ho rapinato un supermercato mi hanno sparato contro, quindi... Ok, entriamo. Dov'è? Dai, dammi tutti i soldi! Dammi i soldi! I soldi! Ho detto i soldi! Neanche le bottiglie, prendi i soldi! I soldi! Detti i soldi! Ti sparo, eh! Guarda che ti sparo! Non sto scherzando! Guarda sta troia, eh! L'avevo detto che l'avrebbe fatto! Io l'avevo detto, eh! Coglione! Se mi avesse lasciato andare io non gli avrei sparato! Ma lui è stato frocio! Che lo voglio farci! Sì! Secondo me la polizia mi fa il culo adesso! Però no, non è... E la mossa! No complimenti, Lerman! Proprio... Giù! Così! Non vediamo più una sega dove stiamo andando, però almeno non ci sparano, eh! Ci moriamo schiantati invece che sparati! Poi morire sparati ha molto senso in italiano. Che forse riusciamo a fuggire per davvero? Per davvero, de? Dove gira? Per dove stai andando? Ma io non sto facendo niente! Ah, non ti avevo visto, scusa. Ti dire, in questo gioco però per scaricare lo stress è bellissimo. Vabbè, il livello del... Cos'è? Dello stato mentale sta aumentando. Basta ammazzare un paio di persone, già ti... Ah, già fuggiti sei mo. Io da bravo... Dov'è il telefono? Da bravo youtuber quale sono, non ha senso, però... Poggio anche questi... Niente, soldi niente che ho guadagnato. Almeno ci arriviamo a 70.000 netti. Tutto deposita. Perché poi dovrei... No, ma perché dovrei depositare 50 euro su un conto corrente? Perdonami. Che cazzo di senso ha? Yes. Thank you. Oh. Ah, la macchina che vorrei... Io sbaglio sempre il pulsante poi. Questa, il Legendary Motorsport, sì, 195.000, che io sono, adoro le Ferrari, ecco, la carbonizzare cabrio, che davanti è palesemente una Ferrari berlinetta, secondo me, la berlinetta, dietro mi sa un po' più di Aston Martin, però potrebbe starci anche come Ferrari, poi non lo so, poi magari mi sto inventando tutto, quella... Perché ho notato che non sono macchine reali in tutto, io così pensavo, invece sono vie di mezzo inventate. Perché a ogni marca non corrispondono auto di una stessa marca, ma anche auti, perché il blurry di auto è auti, simili di marche diverse, se non avete capito quel che ho detto non importa perché non l'ho capito neanche io. E non so cosa stia facendo io adesso, però sì, va bene. Io sto ancora cercando una bicicletta, sono tipo 5 anni che cerco una bicicletta. Non importa, e comunque sì, e se ammazzassimo un po' di gente qua sulla spiaggia? Detto fatto. Stato mentale, beh certo, eh. C'è nessuno? Non posso salirci sopra, vero? Peccato. Peccato, 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 se ce ne fosse anche una lì, sì. E se andassimo in barca? Così. Tanto per, ovviamente quella gialla, se permetti, dammi la barca gialla. Finché la barca va, lasciala andare, finché la barca va, non la fermare, finché la barca va. La barca, in francese.
La cosa figa della prima persona è che è figa, è bello poter finalmente giocare in GTA una in prima persona. Cambia totalmente l'esperienza di gioco da questo, che per l'amor del cielo è bello, però è meno intuitiva questo, ma se ti abitui è figa pure questo. E mi arrivano i messaggi, perfetto, perché un video senza messaggi chiedere troppo. Perché poi spesso li taglio, non si vede neanche nel montaggio finale, però questo non lo taglio, proprio non ho voglia. Dai, please, please. Almeno poi... Fammi posso passare. Non c'è neanche una barca in giro per il mare a cui posso sparare. Per favore, una, non chiedo tanto. Poi se sapete metodi veloci per fare un po' di soldi qui, che non sia spendere un'ira di Dio nello store di PlayStation, ditemeli pure, perché pure di vendere auto sì, si diventa un po' ricchi, ma dove sto andando? Non sono più nella civiltà, temo. Parcheggio perfetto. Lead. Cosa dovrebbero essere? Arte moderna. La fine che fa l'arte moderna nella nostra società. Oh, what the fuck is this? Perché non mi fai... Ah, ecco. Non l'ho ancora mai visto in questa per... Perché sono da questo lato? Oh. Ehi, no. Amico. Ma... Perché meno... No, amico. Io lo voglio al contrario, se permetti. Ah no, è giusto così, è giusto. Sì, sto totalmente rincoglionendo, fammi rimettere la prima persona. E saliamo le scale rotolando, perché noi boxiamo. Sì, così. Non me lo fa più fare. Cattivo. Cattivo. Rotola. Che non so che senso abbia. Ma una... Non so, eh. Dare un senso a questo video? No, così è tanto per... Quindi, visto che siamo nell'aeroporto internazionale, abbiamo circa... C'è un veicolo con... No, un veicolo con... Cazzo. Ma ci sarà una fottuta porta nei paraggi? Me la metti una fottuta porta di merda, no? Ti fa schifo? Fammi entrare! L'unica funzione di questo video è stata assolta, ovvero quella di... chiedervi di consigliarmi cosa poter fare su questo GTA 5 online, preferibilmente. Perché ho cambiato arma? Qual è? Non importa. E noi ci vediamo un prossimo video, non per forza di GTA, non per forza, un prossimo video completamente a caso. Sono entrato? Manco per il cazzo. Ciao a tutti. Ragazzi, perché c'ho la vita... Sono vita piena ma è rossa lampeggiante. Perché io poxo. Oh, va bene, hai ragione tu. Ciao a tutti, ragazzi.